Thank you. What do you guys think of the video? You guys like? Bene, perfetto, grazie. Che pensate di questo video? Vi piace? Okay, so today what we're going to do, you guys, is we are going to show you guys a big, bold placement, high impact placement for the small amount of time that you have. Quest'oggi vi faremo vedere una tecnica molto efficace, soprattutto per andare ad applicare il colore in, nel minor tempo possibile, anche in base al poco tempo che possiate avere a disposizione. So, you saw that video and you see that we do a lot of editorial work and a lot of fun, good color, but a lot of editorial work. But our job is to actually make sure that you guys are doing things in the salon that you can make money from. Avete visto questo video che conteneva tantissimi esempi di lavori molto belli, molto divertenti, tanto colore, però si trattava comunque di servizi editoriali, quindi pensati appositamente per la moda, però noi vogliamo farvi vedere oggi un qualcosa che voi potete replicare nel vostro salone e soprattutto da cui potete trarre il vostro guadagno. Yeah. And so today we're going to show you hopefully three techniques that is high impact techniques that you can do in a short amount of time, because I know that a lot of people are going to be coming back to the salon and wanting to have some impact, but you only have a little bit of time with them because you have so many clients that are coming back to the salon. Oggi la nostra idea è quella di farvi vedere tre tecniche molto efficaci che avranno quindi un forte impatto da realizzare in pochissimo tempo, perché siamo certi che avrete tanti clienti in questo periodo che torneranno nei vostri saloni e avranno quindi bisogno di voi, però non avrete molto tempo perché avrete tanti clienti da soddisfare. So before we start, I know that Marco wanted us to show the salon quick. So I'm just going to take the computer right now and show you guys around the salon. Prima di iniziare a farvi vedere le tecniche, iniziamo facendovi fare un breve tour virtuale del nostro salone come Marco ci aveva chiesto. So we are right now in our back room, which has a seating area back here, but then we have a photo studio back here. Adesso ci troviamo nella stanza posteriore, nella zona posteriore del nostro salone, dove abbiamo anche una zona per fare i servizi fotografici. Now we're going to walk over here. We're going to see some of the salon right here. It goes all the way back there. Qui vedete il resto del salone fino alla in fondo. I'm going to bring you... This is our shampoo area. Questa invece è la zona lavaggio. And this is Mr. Matt Sweeney, the global creative director of Lanza. E qui abbiamo Matt Sweeney, il global creative director di Lanza. This is our product wall back here. Questa invece è la parete dove sono esposti tutti i prodotti. And we show random movies and random television from Netflix. E di solito vi facciamo vedere dei film oppure TV oppure anche Netflix semplicemente.
And this is another seating area here, and I want to show you guys our new wall art that we just put up. E questa invece è un'altra sala d'attesa dove chiunque si può sedere, e questi sono le ultime e gli ultimi quadri che abbiamo appeso di recente sulla parete. And then this is our front desk area. E questa invece è la zona della reception. And we got some more art over here on this side. E qui abbiamo altri lavori e altre fotografie artistiche. So that is our salon. I want to show you quickly, just so everybody can see this then, because everybody wants to know where the magic happens. This is our color room. E poi vi voglio far vedere quest'altra parte perché voglio far vedere a tutti dove in realtà si crea la magia, e quindi questa è la nostra stanza del colore. We have more people making appointments back here. Ci sono altre persone che prendono appuntamenti intanto qua dietro. Okay. Now, I'm going to come back to where we were. Torniamo dove ero prima. I can take this mask off. Quindi posso togliermi la mascherina. Okay, I'm going to show you guys first the first technique of what I'm going to be doing. E adesso inizierò dalla prima tecnica che farò oggi. Okay, so I'm going to do a very fast technique that shows bold placement right towards the hairline. Quindi adesso inizierò dalla prima tecnica che si basa proprio sull'applicazione del colore a partire proprio dall'attaccatura. So what I do is I split the placement, so there's two sections. There's a top section that goes from the back of the ear to the high point of the head, and then there's a placement and section that goes horizontal from the parietal ridge, which would be the recession of the head towards that back of the ear. Quindi ci sono due sezioni, quindi la prima sezione è quella della parte superiore della testa che viene poi delimitata da una linea che parte dalla punta dell'orecchio fino al punto più alto della testa, e questa sarà la prima zona di applicazione. Poi ci sarà un'altra sezione invece orizzontale che è appunto quella che vedete lateralmente, che in cui viene tirata appunto una linea orizzontale in prossimità del bordo parietale della testa, che finirà in prossimità della linea ideale che parte dall'orecchio fino al punto più alto della testa. So this here is the part line, and what I'm going to do is I'm going to do back-to-back sections, so two sections that are back-to-back that go along the hairline. La linea rossa che vedete disegnata è la riga, quindi con cui vengono portati i capelli in questo caso, e poi seguendo le linee tratteggiate celesti andremo a fare appunto le varie sezioni. And then from the hairline I'm going to start doing diagonal sections until I get to a horizontal to the part line. Quindi partendo dall'attaccatura vado a fare sezioni diagonali che diventano sempre più orizzontali via via che mi avvicino alla riga della testa. So I've sectioned off my mannequin head to show you those sections. So that would be her part line right there. Ho già suddiviso in sezioni precedentemente, e quindi vedete lì la riga della testa. This is the horizontal section from the recession of the head. Questa è appunto la sezione orizzontale che vedete al punto di curvatura poi della testa. And then you can see the top section where I'm going to start doing a back-to-back foil from the hairline, and then I'm going to start moving in diagonals
to the part line. E quindi vedete quella lì indicata è la parte superiore della testa in cui andrà appunto a lavorare a fare queste in prossimità dell'attaccatura queste sezioni back to back con i fogli e poi farà le sezioni diagonali. And for this demonstration, I'm just going to show you the top section. Per quanto riguarda questa tecnica, questa dimostrazione, vi farò solamente vedere questa sezione superiore. So I'm going to do a back-to-back slice, so going right along the hairline. I'm going to take the same section. Quindi adesso vado a prendere la prima sezione all'attaccatura facendo uno slice back-to-back. Always on the first section, you want to either do a weave foil. Oppure quindi potete scegliere su questa prima sezione un weave foil che è sempre un simile tricotage. You want to do that to make it soft. Per avere un effetto più morbido, più soft, più leggero. But what I'm going to do is my technique that I usually do almost on 100% of my clients. I'm going to use my blow dryer to do a blow dry balayage. Però quello che in realtà farò, che è in realtà quello che realizzo quasi sulla quasi totalità dei miei clienti, è un blow dry balayage, quindi con il phon. Okay, I'm going to take my blow dryer, set it right on top, and I'm going to let that hair blow out that I don't want. Quindi vado a posizionare il phon proprio all'attaccatura all'inizio della sezione e vado a passare a accendere poi il phon e quindi a far cadere e mandare via tutti quei capelli che poi non voglio nella mia ciocca. So you see I have a beautiful section here to be able to balayage on that's very, very light. Quindi, come potete vedere, avrò una ciocca molto leggera, molto fine, che, su cui potrò andare a fare il balayage. Take my foil, place it right on top. Posiziono il mio foglio esattamente all'attaccatura. Just gonna paint on. I always paint from about an inch and a half or two. I'm sorry, but 2 inches, which is, I don't know how many centimeters that is. But basically, I'm going to paint from here on, and then I'm going to just feather up to the top. E quindi, come potete vedere, vado a stendere il colore e inizio, però non direttamente all'attaccatura, ma più o meno a circa 3 centimetri dall'attaccatura, e vado poi a stendere il colore. Solamente successivamente vado a avvicinarmi poi all'attaccatura, come avete visto, con non con il pennello piatto, ma laterale. And for this technique, I'm using our powder decolorizer within 20 volume developer. E per questa tecnica utilizzo il powder decolorizer con 20 volumi. Okay, so that I'm going to do now another section, but it's going to be right on top of it without any hair in between. So this is a back-to-back section. Quindi adesso passo a fare un'altra sezione che però non avrà nessun'altra ciocca nel mezzo, quindi proprio per questo viene definita una tecnica back to back. Do the blow dry balayage right on top again. Fate ancora una volta lo stesso di prima, quindi passate il phon per il blow dry balayage. Take that section, pull it back and away. E la spingete all'indietro per separare i capelli. One tip you can do is you can take the back of your tail comb and you can go right underneath your section to push that hair away so you can get closer to the hairline. Una tecnica che potete adottare per posizionare bene il foglio è utilizzare la coda del pettine
e andare appunto a spingere i capelli fino all'attaccatura come avete visto. Finish this section and then I'm going to start moving into more of a diagonal from my section, my previous section. Finisco questa sezione e poi andrò a fare delle sezioni diagonali, in diagonale, muovendomi verso la riga della testa. All right, so I'm going to show you here. I'm going to go a little bit behind more on the bottom, and I'm going to still incorporate all of that top section, so you're going to get more of a triangle now, where it's going to go more diagonal. Quindi io mi sposto un po' più lontano, andando sempre verso la zona posteriore della testa, ottenendo quindi una ciocca che sarà in realtà a triangolo. The reason why I start going in diagonals is because diagonals create softness. La ragione per cui decido di prendere delle sezioni in diagonali è perché le diagonali mi permettono di creare leggerezza e morbidezza. So you can see here I'm going to leave a section of hair out at the bottom, but I'm going to be back to back at the top. Quindi lascio quella sezione che vedete cadere, quindi la lascio da parte, però invece rimarrò attaccato nella parte superiore, nella punta del triangolo, diciamo. Okay. Now, when I leave this hair out at the bottom here, what I'm creating is pockets of depth, or basically negative space. When we do balayage, we concentrate so much on where we put the lightness, but we should be concentrating where that darkness is being left. Lasciando quella ciocca, quella parte della sezione da parte, quindi senza trattarla, io andrò a creare degli spazi negativi o comunque andrò a creare profondità, perché solitamente applicando la tecnica del balayage ci si concentra sempre di più su dove vado a creare in realtà delle schiarature o dei riflessi, senza invece però concentrarsi magari sulla profondità. Okay, so the next section I'm going to even do more diagonal. Per la prossima sezione mi sposto sempre in diagonale. And you can see here that there's even going to be more hair left out. E vedete che in questo caso ci saranno ancora più capelli che non verranno trattati, non verranno colorati. And as you see, I was more from the hairline now, it's moving more diagonal. E come potete vedere anche voi, dall'attaccatura mi sto muovendo sempre più in diagonale. Take the section, and there's going to be more hair left out at the bottom than the top. E ci saranno molti più capelli lasciati da parte, lasciati cadere nella parte della base del triangolo rispetto al vertice del triangolo. Paint this color on, or this decolorizer on, and go heavy towards the bottom. Have good saturation. Quindi applichiamo il nostro decolorante e mi raccomando andateci pesanti perché la parte della base in realtà avrà già una buona saturazione. And then I'm just going to turn my brush instead of being horizontal, I'm going to make it more vertical and I'm just going to feather up to the top.
Per la parte superiore della sezione giro il pennello da orizzontale a verticale e vado a riempire, a picchiettare sulla parte alta. Next section, I'm going to be almost completely now horizontal. So I'm keep on pivoting till I'm not as diagonal and I'm more horizontal to the part line. Quest'ultima sezione sarà ovviamente sempre più orizzontale rispetto alla riga che ho individuato prima. One key thing about diagonals is that diagonal partings and placements create movement. We want that hair to look like it has amazing movement. When you do diagonals, it shows a lot of movement. Un aspetto chiave della scelta delle diagonali nell'applicazione del colore sta nel fatto che le diagonali creano movimento e quindi l'effetto che vogliamo ottenere è proprio creare un bel movimento sui capelli. I'm going to do one more section and you're going to see that that is completely horizontal to the part line. Horizontal. Okay, go ahead. Farò poi un'altra sezione e vedrete che praticamente sarà completamente orizzontale rispetto, quindi parallela alla riga. This is my last section, and as you can see, that section is going to be completely parallel to the part line, which is a horizontal. E infatti, come potete vedere, questa è la mia ultima sezione e potete vedere che è esattamente parallela alla riga. I like to use the blow-dry balayage technique because it creates the softness that I like and it allows me to do this technique without back combing the hair. Ho scelto e mi piace utilizzare proprio questa tecnica del blow dry balayage, quindi con il phon, proprio perché mi permette di ottenere un effetto molto morbido e leggero e soprattutto perché anche mi permette di non dover utilizzare il pettine per andare a suddividere le ciocche. All right, so that's my finished placement. I'm just going to show you this one side. I like to sometimes leave a veil of hair that goes right on top of the section from the part line. Quindi adesso ho finito la mia applicazione del colore e quindi rimane all'esterno poi l'unica ciocca, ma solitamente lo faccio proprio perché mi piace avere questo velo di capelli alla fine proprio dell'applicazione che va a coprire poi un po' il resto. Okay, so here's the two sections that are back to back from the part line. Quindi ci sono le prime due sezioni, appunto back to back dall'attaccatura. The hairline, I'm sorry, the hairline. L'attaccatura. And then as you can see, they start to pivot more diagonal until I get to a complete horizontal to the part line. E come potete vedere anche dalla posizione poi dei fogli della stagnola, le sezioni diventano sempre più in diagonali fino a diventare poi quasi orizzontale, quindi parallela alla riga. And from that sectioning and placement, you are going to get this type of bold placement, which is very, very popular right now. E quindi dopo aver visto dopo aver applicato il colore con questa tecnica, questo è il risultato che otterrete e che appunto è un risultato e un effetto molto attuale e popolare negli Stati Uniti. Okay, so that's technique number one. Quindi questa è la tecnica numero uno, appunto la prima tecnica.
And now I'm going to bring Margot Therese here to show you guys technique number 2 and 3. Quindi adesso diamo il benvenuto a Margot che vi farà appunto vedere la, la seconda e la terza tecnica. All right, hi guys. So the next technique I'm going to share with you was super helpful for me behind the chair when we first were able to reopen. Ok, quindi la prima tecnica che vi farò vedere, quindi che è la seconda, devo dire che mi ha aiutato molto per appunto per il mio lavoro proprio quando anche noi abbiamo potuto riaprire. When we first reopened, we had a lot of clients come back with really outgrown color. So what I've done is created this technique to help get us that bold, more chunky placement for a balayage in a short amount of time. Quando abbiamo riaperto avevamo tantissime clienti che venivano da noi ovviamente con una ricrescita molto molto ampia e quindi quello che di cui avevo bisogno era proprio creare una tecnica appunto di balayage che però potessi fare in pochissimo tempo. Scusami Marta, ho visto che ci sono un paio di domande magari sulla tecnica 1, okay. Magari facciamo quelle così almeno rispondiamo. Okay, so there are some questions about the first technique, so maybe it's better if we, if Mark may answer right now, so that then we can move on. Okay, so the first question is why do you start from, did you start from the hairline, so from the front part? That is the question. Why did you start from the front part and not in the back? Are you saying because there was this section down here that I did not do, or is it this? I'm just reading the question. I don't exactly know what that means. But why did you start from the hairline and not from the back? Maybe that's the question. So I start from the hairline because it's the easiest. It's what you're seeing first. If you go from the back to the front, you might get lost. And the biggest, the most important part is right here. So I started from that so I could see that first. Does that make sense? Yes, I think so. I'm going to translate. Quindi la domanda perché si parte da davanti, la risposta è perché si ha scelto di partire proprio dall'attaccatura proprio per il fatto che è la prima e parte più evidente appunto che si vede, e poi perché se avesse iniziato partendo dalla parte posteriore andando verso il davanti, avrebbe poi si poteva perdere in realtà poi il focus del lavoro. These two sections are my most important of this whole technique, so that's why I started there. E poi proprio perché quelle due sezioni frontali sono le più importanti di tutto questo lavoro, di tutta questa applicazione. Ok, next question is, so if I had a central hairline, no, I'm sorry, a central parting line, yes, what should I do? Should I make the same? Should I do the same or should I do something else? So if it's in the mid, always wherever this, let me see here, I'm gonna part her. Wherever your part is, so if somebody wears a side part, you need to start off of that side part. So I'm just gonna give you an example. So if, go ahead. Quindi adesso vabbè, vi farò vedere un esempio concreto, però ovviamente in base a dove è la riga, quindi nel caso sia una riga laterale, dovrete poi andare a lavorare nella parte appunto vicino alla riga. So if she has a side part, this top section would just be smaller and shallower, and then this would be a bigger section. Quindi nel caso in cui, per esempio, come vedete nel video, se
ci fosse appunto una riga laterale, come in quel modo, quella sezione sarebbe molto piccola e stretta, mentre l'altra zona sarebbe molto più ampia. But if she has a middle part, or if she wears her hair on both sides of her part, then I would go straight from the middle and do equal sections on both sides. Quindi invece se avesse la riga centrale la vostra cliente oppure portasse i capelli in maniera indistintamente, quindi o a destra o a sinistra, andrebbe a creare due sezioni uguali e a lavorare nella stessa maniera su entrambe le sezioni. Ok, poi se non è chiaro potete scrivere altre domande. Ok, there's another question. The sections. Okay, so are the sections on the whole head are diagonal sections? They are there, so they start, yes, they go diagonal all the way till you get to the part line, and where the part line is, it'll be horizontal. Quindi per rispondere alla domanda, le divisioni su tutta la testa bisogna farle in diagonale? Sì, la risposta è sì, però quando si arriva poi in prossimità della riga, ovviamente queste sezioni diventeranno sempre più via via orizzontali perché diventeranno parallele alla riga. And then here's the visual of that. E questo è un po' l'esempio visivo che potete appunto visualizzare la tecnica in questo modo. Okay. Any other Okay, questions? that's all for now. Yes, I think there aren't any questions. So. Okay, Margo's back. All right. Okay, so again, I'm going to show a placement for a retouching a balayage that has been way overgrown from not being able to get into the salon. Quindi adesso vi farò vedere invece la seconda tecnica che riguarda un ritocco e un balayage che è diventata veramente molto popolare e richiesta. All right, first I'm going to share with you, I'm going to pull up right here. Okay, so this is going to be the head form for the placement. So as you can see, there are few foils. Quindi questa è un po' l'esempio di come andrà poi suddivisa la testa, quindi i capelli, e andremo a utilizzare è senza fogli, cioè a mano libera. Okay, so we'll get started. And for this technique, you're going to want to work off the part line as well. So she has a side part, a slight side part. So we're going to work off of that part line. And we are only going to be working in the top half of the head, so above the parietal ridge. Per realizzare questa tecnica andremo anche in questo caso a lavorare partendo con un punto di riferimento che è la nostra riga, in questo caso è una riga laterale, e però andremo a lavorare con questa tecnica solamente sulla parte superiore della testa che verrà appunto poi limitata dai lobi parietali. All right, and as you can see, this guest here already has the brightness in the front. If you want to add in brightness, then doing some back-to-back foils like Mark just showcased, you could do that. I'm going to show you the placement for the balayage. Adesso quindi vi farò vedere l'applicazione per il balayage e vedete che questa testina, o se fosse la vostra cliente, ha già una zona più chiara, quindi più luminosa nella parte frontale. Nel caso non l'avesse e vorreste voi raggiungere quell'effetto, potrete realizzare in realtà la tecnica sull'attaccatura che ha appena fatto vedere Mark. So
first important tip is to make sure that you leave at least a half inch to an inch of darkness behind the money piece or the bright piece in the front to allow for contrast. La cosa importante e il primo trucco segreto proprio per questa tecnica è che, come avete appena visto, andate a lasciare dietro le prime ciocche dell'attaccatura più chiare una parte di circa 2 centimetri più scura, proprio in modo tale da dare profondità al lavoro. Another important tip is when I'm taking these sections, I'm going to take them at a very slight diagonal back. I almost want them vertical. Vertical lines are going to create ribbons in the hair, where diagonal lines are going to create a little more softness. Un ulteriore trucco per realizzare questa tecnica sta nel fatto di andare a scegliere delle linee diagonali che però non sono troppo marcate, troppo evidenti, che appunto sembrano quasi, diciamo, un po' verticali, non troppo marcate. All right, and I am going to do 2 back-to-back foils for each placement, and I'm going to be showcasing back combing for these. You could also do the blow dry balayage that Mark showed. Quindi quello che andrò a fare è creare appunto queste 2 sezioni con la stessa tecnica di prima che avete visto, quindi quella del back to back, e poi andrò invece a applicare appunto il balayage. Alrighty, so we're going to pull our section out horizontally and then we are going to back comb from the ends of the hair. Quindi andiamo a prendere la nostra sciocca e quindi a tirarla appunto con il pettine in orizzontale e poi andrò a cotonare in parte la sezione. Here's a tip to get these hairs out of the way, taking your tail comb and pushing them up just like that. Il segreto per realizzare e ottenere questo effetto è semplicemente utilizzare il pettine a coda in questo modo e spingere bene i capelli. Taking our powder decolorizer, and we want to feather up into the back combing hair, but not touching the hair that's back combed. Quindi andiamo ad applicare il nostro decolorante e vogliamo con il pennello andare a toccare i capelli che sono cotonati, ma non andiamo a dipingerli, quindi andiamo solamente a sfiorarli. C'è una domanda, Marta, proprio sulle divisioni, magari prima di andare avanti. Così almeno se può chiarire. Questa è sulla seconda, no? Sulla seconda, sì, tecnica. So Margot, there is a question about this second technique. So after sectioning the first section, you keep following the shape of the head, making diagonal sections. Is that okay or not? I can pull up the head form for you guys again, but we're taking vertical sections above the parietal ridge, just in the top. And we're gonna do 3 sections, 2 back-to-back each section. Mm-hmm. Okay, but the section are like slightly diagonal or just vertical? Yes. Slight diagonal back. Mm-hmm. Quindi in realtà la prima ciocca non,
Non so, forse mi sono spiegata male io, ma cioè in realtà sono solamente sezioni, cioè sì, lasciando la prima sciocca che è quella già appunto precedentemente schiarita eventualmente, o comunque è una sciocca chiara, sì, seguendo, andando verso la parte posteriore, si prendono delle sezioni diagonali, però non diagonali eccessivamente appunto inclinate o oblique, ma che tendano quasi ad essere verticali. I do two back to back because that's going to create higher contrast of ribbons in the hair. E quindi adesso farà delle sezioni, appunto come la tecnica precedente, back to back, che vanno appunto a creare morbidezza nei capelli. Poi, come si chiama quella cosa che ha fatto con il pettine? In inglese lei l'ha chiamata backcoming, ma non so, in italiano tipo una specie di cotonatura, non lo so, in realtà forse siete più bravi voi nella terminologia italiana. Second. Qualcuno vuole scrivere magari. Okay, so there was a question about what you did with the combo where you say back coming. Yes, Ok. I'll show you guys Sì, that and I'll ok. Ok, re-explain it. questa natura. Allora avevo detto bene. Ok, meno male. Ok. Thank you. Thank you. So second section, again, we're going to leave out about an inch of hair between the next foils. Ok, quindi adesso vado a individuare questa sezione che lascio, cioè più o meno sono di 2 centimetri circa, 1,5 centimetri, che vado a lasciare. And as you can see again, we are going to be on a vertical slight diagonal back. E quindi anche in questo caso vado a suddividere questa sciocca che ho, diciamo, individuato orizzontalmente, la vado però poi a suddividere in sezioni diagonali, però diagonali posteriori, però sempre in maniera non ma troppo marcata, quindi non eccessivamente oblique. So I pushed back twice for the back combing, starting at the ends. Quindi per realizzare la cotonatura vado a spingere 2 volte, partendo bene dalla fine appunto della nostra sciocca. One challenge that you may have when back combing is all these little hairs that you back combed out. So the trick to answer that question was taking your comb, once you lay your foil down, and just pushing those pieces out of the way. Per realizzare una cotonatura ben fatta, e diciamo il problema può essere rappresentato da questi piccoli capelli che rimangono fuori, quindi tendono ad andare verso il basso, quello che potete fare è appunto questo trucco di spingere bene poi il pettine a coda e andarli un po' a schiacciare verso la cute. Again, next section, we're going to take back to back directly behind the previous section. Quindi adesso ancora una volta andiamo a fare l'altra sezione direttamente sempre back to back dietro questa sezione appena fatta. And for back combing, I'm going to show you again, pulling out horizontally, make sure to comb it smooth. Quindi prendiamo la sciocca, la pettiniamo in maniera orizzontale bene, in maniera che i capelli siano ben lisci. Starting from the ends of the hair, we're going to make two pushes. Inizio dalla fine, quindi faccio due, spingo 2 volte, una prima e una seconda. Placing in our foil. Poi mettiamo il foglio. And then we're going to just tuck these hairs up. And here's another trick to help get those out of the way. E schiacciamo i capelli in questo modo col pettine. Poi un altro trucco è Taking questo. one of these flat duckbill clips, and you can just take these hairs here and clip them up out of the way. Quindi poi prendete questa clip, questa pinza e potete appunto raccoglierla, chiuderli in modo che stiano fermi, non si muovano nella clip.
I'm using our Lonza powder decolorizer with 20 volume. E come la tecnica precedente sta utilizzando il powder decolorizer a 20 volumi. Again, this technique is great for more contrast in an overgrown balayage without having to add a lot of foils. Questa tecnica è perfetta proprio per appunto quando siamo in presenza di una ricrescita eccessiva o comunque una ricrescita evidente permette di non utilizzare troppi fogli. So this is our last section on this side and I'm going to show you, we're going to follow parallel to all the previous sections. In the last section is going to fall just on the back of the head. Quindi adesso dobbiamo lavorare sull'ultima sezione nella parte posteriore della testa, quella che vi ha fatto vedere. Quindi prima ci siamo mossi in maniera parallela rispetto a tutte le altre sezioni, no? Quelle che abbiamo visto quindi in diagonale, mentre adesso l'ultima cadrà e seguirà direttamente la caduta dei capelli. Like I mentioned before, if you want to do this in the blow dry balayage technique that Mark shared, to not have to back comb, that works just as well. This is just another option. Potete utilizzare anche la tecnica appunto del blow dry balayage, quindi quella che ha fatto vedere prima Mark con il phon, se non volete in realtà realizzare questa cotonatura ogni volta su ogni ciocca. Tucking those hairs up. Again, we're seeing a lot more contrast and things are moving away from being as blended and soft. And we're seeing a lot more contrasting color placements coming into our area. Qui negli Stati Uniti stiamo vedendo, assistendo a dei risultati di applicazione del colore sempre più contrastanti, quindi che creano molto più contrasto e si vedono sempre meno questi effetti magari morbidi o naturali, ma invece si tende attualmente a prediligere anche degli effetti più forti e con maggiore profondità e contrasto. I can imagine you all have a lot of guests that you have to get back into your chairs since you are just reopening. So this is a great way to use less foils and get higher contrast. And go ahead, sorry. Quindi immagino che voi abbiate tantissimi clienti che stanno chiedendo appunto di tornare nel vostro salone dopo il periodo di chiusura e quindi questa è una tecnica perfetta per riuscire a realizzare e ottenere molto contrasto pur utilizzando pochissimi fogli. And backcombing will still give us that softness of that balayage effect to keep it so that it still has the natural look. But by doing back-to-back back combs, you get a wider section, so a thicker ribbon in the hair. Il segreto della cotonatura è che riusciremo a ottenere un bel contrasto nei capelli, quindi un bel balayage e soprattutto poi ci permetterà di ottenere dei riflessi molto più spessi e molto più evidenti in tutti i capelli. Ok, to recap the placement. We did three different back-to-back sections in two. So starting at the front, going slightly diagonal, vertical, another section in the middle, and one more in the back.
Quindi in sostanza siamo andati a realizzare il balayage appunto su queste tre sezioni, partendo quindi dalla prima, andando a fare queste back-to-back, queste sezioni back-to-back, e poi muovendosi quindi in diagonale verso la parte posteriore e facendo appunto le altre due centrali, diciamo, nel mezzo, e poi fino ad arrivare all'ultima. Quindi che è quella che rimane sulla parte posteriore della testa. And here is a result of what that will look like. E questo è il risultato finale di come appunto viene e co di co cosa otteniamo da questa tecnica. Now, as you can see with the vertical slightly diagonal sections, how that creates more ribbons in the hair. Come potete vedere, utilizzando questa tecnica con queste linee diagonali non troppo marcate, quindi non troppo oblique, andremo a ottenere questi appunto, riflessi, questo movimento della sezione appunto colorata sulla testa. So super high impact in a short amount of time with less foils, and I will share the head form placement for you guys again. Quindi questa tecnica è perfetta per ottenere il massimo risultato, il miglior risultato con diciamo, il minimo sforzo e soprattutto con la minor quantità di fogli possibile. Adesso vi farà vedere nuovamente lo schema delle sezioni del sezionamento per questa tecnica. Do we have any questions about this technique? Yes, I think there are some questions because I was seeing them while you were talking. So let's see. Okay. Okay. The question is. Sometimes, because if I cannot swipe really well because it skip some questions. I don't know why, but I'm trying to read them. Okay, the first question that I can read is, can you apply this technique with on curly hair? On curly hair, yes. Absolutely, you can do this on any texture. Sì, si può applicare questa tecnica anche sui capelli ricci e ha detto che può essere applicata su ogni tipo di capello. Another question. Sometimes you may have to work on hair that is hard to back come. And so do you have any suggestions to make backcoming easier? Yes, so I'm going to grab our dry texture spray really quick and show you. Sometimes when hair is too slippery, it's hard to get the back comb in. So what I love to use is our dry texture spray, and I'll show you guys that. Per quanto riguarda la domanda su qualche consiglio, se ci sono i capelli che sono difficili da cotonare, a volte appunto ci sono capelli che effettivamente sono un po' scivolosi e quindi non è facile fare una buona cotonatura e quindi lei di solito utilizza il dry texture spray. Aggiungo che è appena arrivato in Italia, il Dry Texture Spray, e sarà quindi nei saloni a breve. It Okay, provides so the hair with. it just came to Italy, that product, the Oh! dry texture spray. Yes, they were This charged. is our favorite product ever. Quindi è il loro prodotto preferito tra tutti, di sempre proprio. So this product provides a ton of texture. It has a control of 5 out of 10. So it still allows the hair to have good movement, but it creates wonderful volume. And also great to aid in this back combing. Quindi questo prodotto è davvero fantastico, perché ha un controllo di circa 5 su 10, quindi comunque permette ai capelli di mantenere un certo movimento, però è anche infatti in grado di dare tantissimo volume ai capelli. E è anche perfetto quindi per aiutarvi con la cotonatura. Ok, I read another question. Can I translate that for you? Ok.
Is it possible to apply the color? Is it possible? Since it's a very quick technique, so you want to do it very, very fast, is it possible to apply the color on the roots at the same time? Like applying the technique that you just showed and at the same time applying the color on the roots? Yes, I would apply the color on the roots first and then go back through and add the balayage in foil. Per la domanda di Luigi sul colore sulla radice, in realtà la risposta che ha dato è prima meglio applicare il colore alla radice e poi tornare insomma a fare fare il balayage e quindi poi applicando i fogli, la stagnola. Ok, another question is if the client has curly hair, can you avoid the back combing or not? Depending on how curly their hair is, I would in that case maybe freehand balayage that and maybe using our clay decolorizer if you guys have it. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece la domanda, se i capelli sono ricci posso evitare di fare la cotonatura e avere lo stesso effetto? Detto che probabilmente dipende dal tipo di riccio e quanto questi capelli siano ricci e soprattutto magari si potrebbe utilizzare invece del powder decolorizer il clay decolorizer. You could also, instead of doing the back comb, you could do a weave. E invece di fare la cotonatura si potrebbe fare anche un tricotage weave. Ok. Any more questions? No. No, that's it for now. Yes, there are no more questions. Okay, sounds good. So do we have time for one more technique? I know it's been an hour, so I'm not sure. C'è ancora tempo per un'altra tecnica perché sì, è passato un'ora. Yes, we can move on if it's not taking so long. If it's okay, they are telling me it's not my own answer. Okay. What we're starting to see a lot are these really bold placements in the front, like we talked about before with Mark's technique. So stuff like this, really bold pops of color. Abbiamo visto quindi finora appunto delle tecniche che riguardano proprio l'applicazione del colore proprio nella parte frontale anche in maniera molto netta e evidente e quindi vedete come in questo caso ci sono proprio delle vere e proprie zone ben nette, ben decise e definite di colore. Another thing that's really trending in our area for sure we're seeing a lot of is a lot more fringe and shag haircuts. Un'altra tendenza molto in voga negli Stati Uniti in questo momento è anche la frangia, quindi si vedono moltissime frange e soprattutto anche questo effetto un po' spettinato, quindi non troppo definito o nitido. So I'm going to show you a really quick, easy way to achieve that look by just doing color blocking. Quindi vi farò vedere una tecnica molto veloce per realizzare e ottenere il risultato appunto del color blocking, quindi dei blocchi di colore. Okay, for the sectioning, it's up to you the size. How big you want it, the bigger the section, the bigger the color block. But we're gonna start by finding the high point of the fringe area. And by doing that, we just rock our comb till we find that flat point. Quindi
Partiamo dall'individuazione delle sezioni e in questo caso la grandezza delle sezioni dipende molto da voi, cioè dall'effetto che volete ottenere e quindi da quanto grande volete che sia il vostro blocco di colore. E per individuare la sezione dobbiamo quindi andare a posizionare il pettine appunto nel punto in cui diventa appunto piatto e si appiattisce. All right, so then I'm going to drop it down and I want to make sure that I'm getting some hair from her side hairline. Quindi poi utilizzando la coda del pettine dal punto individuato vado a prendere una sezione, quindi a prendere dei capelli che si staccheranno quindi dalla sua riga laterale. Then from the high point, I'm going to drop straight down the middle. Quindi dal punto più alto della frangia vado poi a tirare una riga centrale direttamente nel centro. And I'm going to clip this out of the way. Can you grab me the hairs? E vado a fermarla questa con una clip. With these shorter fringe sections, I'm going to just use some hairspray to help keep those from popping up. Questa zona dove ovviamente ci sono capelli più corti della frangia, vado anche a aiutarmi con della lacca proprio per far sì che i capelli stiano ben fermi e non si alzino, escano dalla sezione. E poi la fermo con la clip. So this is our color block section. Quindi questa qua che vedete è la sezione proprio del nostro color block, quindi il blocco di colore. So whenever foiling around the hairline, it's very important to take your sections following the hairline. Quindi mi raccomando, ogni volta che andrete poi a lavorare con dei fogli della stagnola in prossimità dell'attaccatura, è importante che la vostra sezione segua in realtà la linea proprio dell'attaccatura stessa. So I'm going to start on the side hairline. And then I'll move up to the front, to the fringe area hairline. Inizierò quindi da questa zona dell'attaccatura laterale e poi andrò su quella della frangia. I still like to take a weave on the hairline for softness when they pull it back. So first foil, I always like to take a weave. Quindi faccio un tricotage sulla prima sezione, quindi dove andrò poi a applicare il primo foglio, perché voglio ottenere un effetto morbido. Here's another trick for when you're doing any placement around the hairline, and I'm not sure if you guys have this product yet, the Healing Blonde Boost Treatment, pre-treatment. Un altro trucco per quando andiamo appunto a lavorare sull'attaccatura e quindi a utilizzare una tecnica con i fogli sull'attaccatura è applicare prima il Blonde Boost Pre-Treatment, che non so se in Italia ce l'avete. Certo, sì, ce l'abbiamo. Yes, they have it. Yes. So this product is going to be really great for the hairline and for any blonding service, because it's going to help protect the integrity of the hair and also help give the hair a little more stick so that it holds into your foil. Quindi questo prodotto è veramente eccezionale qualvolta che si va a lavorare sull'attaccatura, ma anche ovviamente con tutti i servizi appunto che riguardano il biondo, le schiariture, proprio perché protegge il capello e soprattutto renderà anche i vostri capelli un po' più appiccicosi, un po' più rigidi, così che staranno meglio anche all'interno del foglio. I also, whenever I'm doing foiling techniques, I like to use our shorter bristle Lanza brush that has a tapered end. It's really important to have a clean brush where the bristles are not frayed for clean placement. Un'altra cosa che solitamente
faccio e mi piace fare quando vado a lavorare con i fogli e poi l'attaccatura è utilizzare un pennello con le setole leggermente più corte, poi soprattutto è importante che il pennello sia sempre pulito e con le setole in buono stato, quindi non, che non siano rovinate proprio per una migliore applicazione. Next foil I'm going to take directly behind it, and I'm going to take this in a slice, because that's going to give us a heavier placement on top of that weave. Quindi adesso vado a lavorare quest'altra piccola sezione, però in questo caso vado a fare uno slice che mi darà un effetto quindi un po' più nitido, un po' più deciso rispetto al weave della sezione precedente. Why I like to take slices in back-to-back foils for color blocking is to maintain the softness at the base, but also getting maximum lift from the individual foils. Mi piace utilizzare proprio questa tecnica dello slice quando vado a realizzare il color blocking, proprio per ottenere quindi allo stesso tempo sia la morbidezza nella parte appunto che vado a lavorare poi con il weave, ma anche poi per ottenere la massima schiaritura da ogni foglio. So, again, using this blonde pre-boost, when we're working with shorter hairs around the hairline, this will help dampen the hair to hold it in the foil better without it popping out, and also maintain the integrity of the hair during the lifting process. Ancora una volta, anche quando vado a lavorare sulla zona della frangia con i capelli quindi più corti, vado a utilizzare il Blonde Boost Pre-Treatment proprio perché mi permetterà di inumidire i capelli in modo che si possano lavorare meglio e soprattutto perché andrà a mantenere intatta l'integrità del capello durante tutto il processo di schiaritura. First foil on the hairline, I'm going to do a weave, again, to maintain the softness along her hairline. Quindi il primo foglio, la prima sezione, quindi vado a fare un tricotage e sempre per garantire quindi un effetto morbido. Now, once I start folding my foils in the fringe area, I don't like to fold in the sides. I leave the foil folded up like this. Instead of doing this, if I fold that over, it creates bulk. In questo caso vedete che non vado a piegare il foglio anche di nuovo sulle due parti laterali, ma preferisco proprio tenerlo piegato solamente a metà, quindi piegato orizzontalmente, non anche sui lati, perché sennò andrebbe a creare appunto dei segni o delle linee sulla frangia. That way, when I'm placing my next foil, which is a slice directly behind the weave, I can get closer to the scalp because I don't have the bulk from the foil underneath. E soprattutto in questo caso mi aiuta quando vado a fare la choc, la sezione successiva, che è fatta in slice, e riesco proprio ad arrivare vicino al cuoio, alla cute, al cuoio capelluto, proprio perché sotto non ho l'ulteriore piega del foglio della stagnola. So by not folding the foils and doing back-to-back slices, I'm able to get closer to the scalp for that color block sectioning.
Quindi infatti, appunto, senza ripiegare i fogli sui lati, posso arrivare direttamente molto vicino al cuoio capelluto proprio per ottenere un miglior risultato, soprattutto quando voglio realizzare la tecnica del color blocking. So again, back-to-back slices in the foils will create more lift by having smaller sections. Ancora una volta, ripeto che creare queste appunto ciocche slice in questo modo con questa tecnica andranno a creare un effetto di maggiore schiaritura proprio per il fatto che prendo e ottengo delle ciocche più piccole. I would suggest using a lower developer in the areas around the hairline, as they always tend to be a bit more fragile. Quello che vi consiglio è di utilizzare un developer più basso, quindi meno forte, proprio perché la zona solitamente vicino all'attaccatura può essere più fragile, più delicata. Another back to back. And if you guys can choose again the size of your section based on how bold of a fringe placement you want. Potete scegliere tranquillamente voi la grandezza della sezione sulla frangia che andrete a lavorare proprio a seconda dell'effetto color blocking che vorrete ottenere in questa zona. So this is a great technique if there is a guest in your chair that wants more of a shag or a fringe and they still want a bold color placement. Questa è un'ottima tecnica se avete un cliente in salone che vi chiede appunto un effetto molto, molto evidente con il color blocking, ma comunque vuole mantenere appunto la frangia, tenere la frangia. Ok, last section. L'ultima sezione. Making sure we have proper saturation all the way through. Assicuratevi di avere un'ottima saturazione lungo tutta la sezione. All right, and tucking it up. So again, we did not fold up the sides of the foil. And that allowed us to get more foils in, which creates higher lift. Quindi, come potete vedere, per quanto riguarda la zona della frangia, ci siamo mantenuti con i fogli solamente piegati, quindi orizzontalmente, e questo ci ha permesso di inserire molti più fogli, quindi con sezioni sempre più piccole, e questo ci permetterà di ottenere una schiaritura maggiore. All right, and that in results will give you a fun section just like this. E il risultato finale sarà questo proprio che vedete in video. And with this, we glazed her with blush vibes and yellow vibes, our direct dyes. E abbiamo poi tonalizzato quindi con il nostro blush vibes e yellow vibes, quindi con i vibes. Do we have any questions about this technique?
Ci sono domande riguardo a quest'ultima tecnica? Not yet. Okay, they're asking may you show again the first section? Yes. So I think the side section. They're referring to the side section. So when parting, finding the high point. Quindi individuo il punto con il pettine, il punto in cui il pettine è parallelo e quello è il nostro punto centrale da cui partire e individuo la sezione laterale. And then I'm going to drop it down. We're going to go past the recession. So that way we have that brightness around the side of her face as well. In questo modo scendiamo verso il basso e avremo proprio quel riflesso di colore che poi si vede anche nel risultato finale. Ok. And then, so your first foil then will be a weave. Quindi vado a fare un weave, un tricotage weave per la prima sezione, la primissima proprio sezione. On the hairline. And che then è proprio back, sull'attaccatura. And then back to back slices on top of that. E poi non vado a fare più il weave, ma vado a fare appunto questi slice, le altre sezioni slice su tutta poi il resto della sezione. Ok, thank you. You're welcome. Another question is, did you apply the color even on the last section of the fringe? Yes. Sì, l'ultima sezione della frangia l'hai colorata? La risposta è sì. On the whole section. Su tutta proprio l'intera sezione della frangia. Okay, thank you. Okay. So, I think there aren't any more any questions because they're not typing. So All right. Well, we're really happy that you guys are able to get back behind the chair. Hopefully that these techniques helped you today to give you quick, impactful color placements. Siamo davvero molto contenti che tutti voi possiate tornare al lavoro oggi in questi giorni e speriamo davvero che vi abbiamo potuto fornire tre tecniche ad alto impatto ma che vi permettano comunque di massimizzare e ottimizzare i tempi nel vostro salone. Yes, so much. Grazie Lanza Italy for having us on. I want to thank you Martha, you did an amazing job. Yeah. No, thank you. I'm sure it's not easy. Sì, è vero, confermo. Grazie Marta, sei stata come sempre molto molto professionale. Spero che tutti voi abbiate apprezzato lo sforzo fatto sia da Marta, da Mark e Margot che quest'oggi ci hanno davvero presentato delle tecniche molto molto utili e chiaramente replicabili in salone. E alla luce di questo e anche visto l'interesse e il successo che abbiamo ottenuto, vi confermo anche che a breve, all'inizio maggio, ci sarà una sessione con Amon Carver. Vi confermeremo la data a brevissimo, ma stiamo parlando di, penso, la prima metà di maggio sicuramente. Grazie ancora a tutti. Thank you much, Mark. Thank you much, Margot. And hope to see you soon, maybe here in Italy. Make that happen. Yeah, I'll try my best. Okay, grazie. Ciao. Thank you. Ciao Thank tutti. You, nice. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie a tutti.